era la reale differenza tra farsi sballottare dalla vita a destra e a sinistra, così come capita, lasciando accadere le cose senza prendere decisioni, senza fare scelte, e seguire la propria anima, seguire i messaggi che vengono da dentro. Qual è la vera differenza? Ciao, sono Patrizia Sette Educati e aiuto le persone che sentono di essere di più e non si sentono nella vita giusta, si sentono incastrati in una vita in cui non si riconoscono, a seguire il cammino della propria anima per vivere una vita straordinaria, piena di significato, che desiderano qui e ora. Bene, adesso ti spiego subito qual è la differenza, perché in tanti mi state chiedendo questa cosa, perché ci sono dei dubbi in merito. In effetti il confine può sembrare molto sottile, anche se la differenza è veramente profonda. Le persone che si fanno sballottare dalla vita in realtà non hanno una direzione definita, non sanno cosa vogliono fare, non hanno fatto una scelta consapevole, si fanno letteralmente spostare dalla vita come se fossero foglie al vento. Questo è molto pericoloso, perché ovviamente cosa succede? Se tu non fai delle scelte, anche a livello di intenzione e quindi di comportamenti, di quello che crei attraverso le azioni, cosa succede? Tutto quello che si muove attorno a te sceglierà per te, quindi le persone attorno a te sceglieranno per te e tu seguirai quello che ti viene detto, perché se non hai una direzione, ovviamente, cosa succede? L'essere umano ha bisogno di avere una direzione, ha bisogno di sapere cosa è giusto fare, cosa vuole fare nella vita, cosa è importante per lui in quel momento, in quel giorno lì. Quindi se tu non stai seguendo quello che senti dentro, ti farai portare come una banderuola al vento dalle persone attorno a te che hanno dei piani per te, il tuo capo, il tuo marito, tua moglie, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, i tuoi amici. Ma questo non perché siano per forza malintenzionati, anzi, magari loro lo fanno perché pensano di sapere quello che è giusto per te, quello che è bene per te, o magari pensano che quella sia la direzione giusta in assoluto. E quindi cosa succederà? Che tu non ti sentirai felice nel fare quelle cose, perché per quanto le loro intenzioni possano essere buone, sentirai che non è la cosa giusta per te. Quando invece segui il flusso, segui quello che la vita ti dice, non le situazioni della vita ti portano a fare, ma quello che il tuo cuore ti dice, quello che la tua anima ti sta suggerendo, quella è una direzione molto ben precisa e non ci sono deviazioni da quella direzione. È una direzione spirituale che però è molto concreta, perché quando stiamo parlando di spiritualità, noi stiamo parlando di vivere la vita secondo ciò che è veramente bene per te a livello più profondo. Non stiamo parlando di volare con gli angeli o semplicemente di meditazione o di mettersi nella posizione del loto, eccetera. Quelle sono delle pratiche che ti possono aiutare, ma sono degli strumenti. La tua esperienza spirituale è qualcosa di estremamente concreto che puoi fare solo vivendo la tua vita giorno dopo giorno qui sulla terra. Quindi farsi portare dall'anima vuol dire ascoltarsi profondamente e ricordarsi che l'anima non è un'entità separata e distante da te, è parte di te, ok? Non è che la tua mano sinistra e la tua mano destra sono entità separate da te, sono parte di te, parte del tuo corpo. Quindi nel momento in cui tu stai seguendo il flusso, seguendo la tua anima, cosa succede? Che anche se non sai esattamente dove ti porterà, ma già solo la decisione di fare la cosa giusta per te, anche se non sai esattamente cos'è, ti porta lì, nel punto dove è giusto che tu ti trovi, nel cammino che è giusto che tu percorra per fare la tua esperienza migliore qui sulla terra. Ricordiamoci che noi siamo qui sulla terra per evolvere, per diventare le persone migliori che possiamo essere. Non siamo qui per vivere una vita comoda, per vivere seduti sul divano a fare le cozze atomiche. Quindi nel momento in cui tu ti affidi alla tua anima, non vuol dire che non prendi decisioni, vuol dire che prendi decisioni con la tua parte più elevata, che sa esattamente dove portarti. È un po' come, se vogliamo renderlo più semplice, nel caso tu abbia bisogno di esempi pratici,
È presente le persone che ascoltano il cuore piuttosto che la testa che fa calcoli razionali, ma sentono di dover fare qualcosa? È esattamente la stessa cosa, perché il cuore è collegato all'anima, quindi non sono cose distanti. Nel momento in cui tu senti che una cosa è giusta per te, anche se razionalmente potrebbe non avere senso, secondo quello che ti è stato insegnato, secondo quello che hai imparato fino ad ora, secondo quello che conosci attraverso le tue esperienze, che comunque sono limitate rispetto alle infinite possibilità dell'universo, sappi che la tua vita andrà sicuramente verso la direzione migliore per te. Anche perché se tu metti questa intenzione e la segui, la seguirai con le tue parole, i tuoi gesti, le tue azioni, le tue scelte. Anche se in certi momenti magari avrai paura, esiterai, ma la tua vita ti aiuterà in ogni momento, perché metterà sul tuo cammino tutte quelle situazioni che altrimenti non avresti visto, non avresti incontrato, non si sarebbero manifestate per aiutarti ad andare in quella direzione, anche se a volte potrebbero accadere delle situazioni che potrebbero sembrare non proprio le esperienze che avresti fatto, ma tutto, se lo guarderai a fatti avvenuti, avrà un senso e sentirai di aver fatto la cosa giusta, di aver attraversato l'esperienza perfetta per te e di sentire che tutto quello che hai fatto ha un senso profondo e ha dato valore alla tua vita, facendoti diventare anche una persona migliore. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!